Inizia Oroscopando dal 14 al 20 giugno, da questa mattina lo trovate su www.spettacolandotv.it e da questa sera su Teletibur canale 119 del digitale terrestre dal lunedì alla domenica alle ore 23:30. Potete anche guardarlo in streaming su www.teletibur.it e inoltre mi raccomando, vi ricordo l'appuntamento con Radio Cusano Campus ogni lunedì alle 7:25 con un giorno da ascoltare. Condotto da Misa Urbano e Arianna Caramanti, dove io ho un piccolo spazio, appunto alle 7:25, chiamato Il Gioco delle Coppie. Se non riuscite a sentirmi perché è molto presto, alle 7:25, potete riascoltare il podcast sul profilo di Paola Aspi, Spettacolando, Spettacolando i Radio. La frequenza di Radio Cusano Campus è 8900, appunto un giorno da ascoltare, vi ricordo, ogni lunedì alle 7:25. Andiamo con l'oroscopo, il segno dell'Ariete, che è un segno di fuoco, il lavoro va alla grande, buone le prospettive perché per voi, che siete il segno che non si arrende mai, avete voglia e forza da vendere in tutte le cose della vostra vita e porterete avanti anche progetti che avevate lasciato nel cassetto. In amore siete invincibili, il vostro fascino sarà irresistibile anche per chi non vi aveva. 5S, parola d'ordine, bellissimi. Toro, segno di terra, l'amore al flop. Nel vostro ménage c'è qualcosa che non va da tempo, ma voi dovete impegnarvi per rimettere a posto il rapporto. Nel rapporto amoroso vi saranno d'aiuto gli amici che vi risolleveranno il morale e vi daranno il giusto supporto con la dolce metà. 4S, parola d'ordine, fate ordine. Gemelli, segno d'aria, se nella prima parte della settimana c'è qualcosa che non va, nella seconda parte i gemelli saranno ilari e felici, pronti a gioire del loro compleanno. Ai gemelli non piace invecchiare, potrebbero togliersi qualche anno in vista di un compleanno con tutti gli amici più cari e anche quelli appena conosciuti. Amore hot. 4S, parola d'ordine, eterni fanciulli. Cancro, segno d'acqua, avete il desiderio di qualcosa di nuovo che porti un cambiamento positivo alla vostra vita. Soprattutto nel lavoro ci saranno malumori dettati dalla voglia di cambiare professione. Non è il momento di fare colpi di testa, state tranquilli momentaneamente. Anche in amore desiderate qualcosa di travolgente che per ora sembra una minestra riscaldata. 3S, parola d'ordine, insofferenti. Leone, segno di fuoco, sarete un po' troppo irruenti e prenderete le cose di petto. I vostri toni, soprattutto quelli della prima decade, avete bisogno di alleati e non di persone che vi vedono di traverso. Se modererete i vostri modi, anche l'amore non risentirà delle vostre rabbie estemporanee che portano gli altri a fare una cattiva valutazione del vostro operato. 4S, parola d'ordine, self-control. Vergine, segno di terra, siete indaffarati, di cose da fare ne avete tante, non sempre sono risolvibili in poco tempo. Il consiglio è quello di delegare le cose più semplici ad altre persone per evitare lo stress, vostro nemico. Abbiate pazienza, le cose si risolveranno, l'importante è non andare in panico. L'amore potrebbe essere un'isola felice in questi momenti poco favorevoli. 4S, parola d'ordine, stressati. Bilancia, segno d'aria, avrete un weekend top, sarà soprattutto l'amore a beneficiare di questa vostra energia e positività. In camera da letto andrete alla grande, prenderete l'iniziativa senza ripensamenti, facendo vostra la dolce metà che vi sarà grata di tanto sesso arretrato. 5S, parola d'ordine, sessualmente attivi. Scorpione, segno d'acqua, dovete dosare le energie, non ne avete abbastanza per far fronte a tutte le cose della vostra vita. Cercate di centellinare le forze per poter fare bene le cose che vi interessano di più. In amore cercate di risparmiarvi se sessualmente. Non c'è bisogno di essere sempre primi in tutto. 4S, parola d'ordine, risparmiatevi. Sagittario, segno di fuoco, dovete prendere delle decisioni, avete troppo rimandato ed ora è il momento di fare. Saranno tutti i settori ad essere interessati al cambiamento, sia quelli lavorativi che quelli professionali, che quelli sentimentali. Comunque sia, sarete baciati dalla fortuna ed ogni rivoluzione esistenziale vi porterà felicità e benessere. 5S, parola d'ordine, vincenti. Capricorno, segno di terra, siete troppo invadenti per essere ben visti da amici e soprattutto dal vostro amore. In questa settimana avrete modo di litigare con la vostra metà. Cercate di non esagerare per un nonnulla e mettete a freno la lingua. Gelosia in agguato.
State sempre a guardare il telefonino del vostro amore a caccia di indizi. 3S, parola d'ordine, placatevi. Acquario, segno d'aria, siete contrariati, alcune cose della vostra professione potrebbero cambiare all'istante e a voi questo non va bene. Destabilizzati da una settimana non favorevole, sarete di pessimo umore e questo vi porterà ad essere poco accoglienti con il vostro amore, che se la darà a gambe in cerca di qualcosa di meglio. 3S, parola d'ordine, incontenibili. Pesci, segno d'acqua, sarete in vena di incontri. Saranno soprattutto le nuove conoscenze a rendervi allegri e spensierati, pronti a fare incetta di avventure con notti infuocate al seguito. Il sesso per voi non ha limiti in questa settimana, che vi vede balzare alla classifica come il segno più hot dello zodiaco. 5S, parola d'ordine, erotomani. Oroscopando finisce qui, oroscopo che va, ripeto, dal 14 al 20 giugno, lo potete trovare da questa mattina su www.spettacolandotv.it e da questa sera su Teletibur canale 119 dal lunedì alla domenica alle ore 23:30. Inoltre su www.teletibur potete anche vederlo in streaming. L'appuntamento è con Radio Cusano Campus ogni lunedì alle 7:25 89:100, ma se non potete riascoltarmi in quello spazio di questa conduzione divertente di Miss Urbano e Arianna Caramanti, potete risentire il podcast sul profilo di Paola Aspi, Spettacolando, Spettacolando in Radio. Seguitemi sempre sui social, su Instagram e soprattutto su Facebook. Vi saluto e vi auguro un buon oroscopando. Ciao a tutti!